Benvenuti amici, io sono Salpimpo, oggi torniamo su Spider-Man Miles Morales. Nello scorso episodio abbiamo iniziato il gioco, abbiamo sconfitto addirittura il primo boss. Rhino è tornato, ma adesso è ritornato in galera perché l'abbiamo distrutto grazie ai nuovi poteri di Miles. Ci siamo lasciati qua, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Rhino! Cosa? Già, dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare due passi. Ok, abbiamoci. Passa dall'antiteatro. Voglio mostrarti qualcosa. C'entra con Ragno. Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhino. Ho visto delle foto del combattimento. Pazzesco. Sì, c'entra col ragno. Ma è molto, molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense. Arrivo. Facciamo un po' di acrobazia a caso, così facciamo esperienza, che era l'abilità che abbiamo sbloccato anche nello scorso, nel primo Spider-Man. E via di acrobazie, così ci facciamo tante esperienze. Ok, e così ci passiamo anche il tempo a svolazzare. Forza. Non credo che mi ci abituerò mai. Ehi, ehi, guarda, regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo. Bello, provalo, ti copro io. Nuovo costumino? Beh, mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok, come mi sta? Nuovo costumino. Wow. Dono di Peter. Che cos'è? Miles Morales, congratulazioni, no. E benvenuto al tuo primissimo super costume. Wow, hai sbloccato un nuovo costume. Puoi cambiare costume dal relativo menu nella schermata costumi. Ok, accedi a questo menu per controllare i costumi appena sbloccati o per selezionare un modello differente. Vai a Nord per la seconda parte del tuo regalo. Ok. Vabbè, dico, non ne abbiamo più, no? Ce ne sono un casino da sbloccare, questo sì. Ovviamente ci concentreremo per sbloccare tutti i costumi. E dov'è l'altra metà? Ti avviso quando la trovo. Ok, andiamo via. Regalo, andiamo alla prossima. JJ, che vuoi? Solo i fatti insieme a me. Quanto mi dava fastidio nel primo su JJ, adesso ancora di più. J. Jonah Jameson. Un regalo per te. Cosa? Via. Pete ha impostato in automatico il programma di Jameson. È masochismo puro. Brutte notizie, amici ascoltatori. Il mio speciale di beneficenza natalizio è stato annullato a causa del caos provocato dai vigilanti mascherati. Ci sarà qualcosa di meglio. Dici? Ah, di questo ho sentito parlare bene. Ciao a tutti, sono Dani Carte e questo è Danicast, il programma dedicato agli eroi di tutti. Aia. Nella puntata di oggi parleremo di agenti di borsa, scorreggiate. Miles, non rallentare, attento, non la tiriamo più. Automatica di rete. No, ovviamente parleremo dell'impresa dei due Spider-Man che hanno sconfitto Rhino. Ok, sono ufficialmente un fan di Danicast. Podcast possessa un'abilità o disabilità dall'impossibilità almeno opzioni. Li lasciamo, va, così almeno ci passiamo un po' il tempo ascoltandoci qualcosa. Cos'è? Pete ha lasciato diverse attrezzature. Combattimento. Miles, preparati alla tua prima sfida di addestramento olografica. Queste sfide sono sparse in tutta la città e ciascuna è incentrata su una nuova mossa o tecnica. Questa è incentrata sull'improvvisazione acrobatica. Forza, mettiti in posizione. Ok. Volo addestramento. Non posso crederci. Nemmeno io. Primo, combattimento aereo. Ok. Affronta i nemici obbligandoli a seguire le tue regole per ottenere un vantaggio. Ora prosegui. Aspetta, con un attacco. Non ho letto. Usa i calci in oscillazione per lanciare i nemici in aria e isolarli dal resto del mondo. Via. Questa olotecnologia è incredibile. Con le componenti giuste potrei renderla portatile. Ok, devo fare quello che dice lui, no? Senti qua, non ne usciamo più. Tieni premuto, lancia. Accettate i resi. Ok. Via. E l'altro. E via. A posto. Il
Tieni premuto per disarmare un nemico e dammi la tua pistoletta a spatto in faccia. Dunque, mitra. Tutto? Faccio sempre così? Dammi la pistoletta a sbatto in faccia. Ok, sì! È pazzesco! Grazie, Peter Parker! A posto. Crema. Ora combiniamo queste due mosse. Cioè? Tieni premuto per eseguire una catapulta. E poi mi afferro un nemico e lo sbatto a terra. Ok. Sono tanti... No, quello dovevi colpire. Sono tantissime abilità da tenere a mente, devo dire. Crepalo. E l'ho sbattuto, com'è che è ancora vivo? Crepalo. Che stai facendo? E crepalo. E crepalo. E crepalo. Prova a rialzare. Colpo di grazia disponibile. Prova a rialzare. Dove stai andando? Dove stai andando? Dove stai andando? Non te ne andare che la festa è appena iniziata. Allora. Ok, ci sto. Ok, ancora vivi? Ancora vivi, dai, è su. Combiniamo un po' tutto quello che ci hanno insegnato. E crepa. Da lì? Non te andare, mai. Ancora vivo, ancora vivo quello. Posto? Lo schermo blu, no. Tecnologie che possiamo vendere per... Oh no. Salve. Spider-Man, eliminiamolo via col bottino. Siete qui per una ripassata? Sì? Ok, mi accontenta subito. Facciamo fuori il ragno e prendiamo l'equipaggiamento. Ci frutterà soldi a palate. Solo per la cronaca. È tecnologia brevettata al marchio Spider-Man. La vendita è vietata. Grandissimo così. Ma è fighissimo questo gioco. Forse anche più. Aia. Forse anche più dell'originale. Ricorda, la sua principalità è la chiave di un mondo grande. Aia, curiamoci. Wow, bella maschera. Aspetta, era ma questa non è una battuta. Sono crudele. Continua ad allenarmi e presto farai battute da sbaglio. Non ci arrivo. Ora di sistema. Gli fa il terminale. Ora pensiamo al simulatore. Ripara computer, metta a fare pure il tecnico. Kernel panic. Ma se riavvio il BIOS. Sì, ha funzionato. Pete ha creato sfide di furtività, mobilità e combattimento. Devo dare un'occhiata quando posso. Sparse per tutta la città. Allora, queste sfide devo dire che sono un po' una rottura di scatole, ragazzi. Me le ricordo benissimo, e ce n'ho anche nel primo. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete vederlo, oppure me le gioco per i fatti miei. Noi ci facciamo solamente la storia. Nuovo trip completato. Nel rientrare dovresti fare un salto al Roxxon Plaza. Passavo di qui e ho visto qualcuno intrufolarsi all'interno. Sì, vado a dare un'occhiata. Ehi, voglio sapere tutto sui tuoi nuovi spider poteri. Sembra una scarica di bioelettricità. O forse energia statica supercaricata. Ci serve un nome. Che ne dici di potere Venom? Perché brucia come veleno. Sì, non è male. Ora devo scappare. Prima il plaza e poi a casa. Ricorda potere Venom, fidati, è perfetto. Allora, abbiamo sbloccato un bel po' di cosucce. Incrementa il potere bioelettrico generato da attacchi e schivate, aumentando la carica della... questo è fighissimo. Prendere questo, nel dubbio. A posto, possiamo andare avanti? Forza! Veloce che svolazziamo come uno Spider-Man di quartiere. E via che svolazziamo. Per tuffarti accumulare velocità. Troppa velocità.
troppa velocità. Salve amici, grazie mille per il passaparola. Siamo saliti in classifica dal 136esimo posto all'87esimo. Cioè, wow. Va bene, andiamo avanti. Oggi sono online dalla lunghissima coda per l'esame di cittadinanza e ho deciso di rispondere ad alcuni dei vostri messaggi. Prima domanda. Non mi piace un casino svolazzare con le ragnatele. Non so se vi diverte guardarlo. Altra domanda, però a me piace un casino farlo. Quindi fatemi sapere se volete vedere tutto il tragitto che si fa per arrivare alla missione. Qual è lo scopo del tuo podcast? Cos'è? Vedete, ho una Che cosa di Natale? Mi è sembrato un collezionario. Discutiamo delle ultime notizie e anche se non concordiamo sempre su tutto, difendere la mia posizione è troppo meglio per chiarirmi le idee. Stranamente sembra tutto tranquillo. Ciao, mi chiamo Simon Krieger e quello che hai davanti agli occhi è un reattore a nuvole. Quando sarà attivo, questo reattore soddisferà l'intero fabbisogno energetico di tutta Harlem. Sì, so cosa pensi. Simon, come è mai possibile? E la risposta è Nuform. Una sola capsula di questa rivoluzionaria sostanza può garantire ad Harlem energia pulita e sicura per almeno 500 anni. Presto attiveremo reattori in tutta Manhattan e poi in tutto il mondo. Ci attende un pianeta alimentato a Nuform. Roxxon, energia alle persone. Pure la pubblicità ci guardiamo. Ma cos'era? Eseguì una proiezione ragna attraverso la finestra. Qui non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Ha sfasciato di tutto. Forse stavano cercando qualcosa. Che stavate cercando? Nuform. Hanno effettuato una ricerca su Nuform. Aia. Cosa pensavano di... Ah, posto. È arrivato il secondo. Che notte da incubo. Eccomi. Tecnologia super. Ma il Venom li ha distrutti. Quello devi prendere, Spider-Man. Sì, però. Chi ha ragione? Venom calza pennello. Posso rallentarmi usando i nuovi poteri Venom. Quell'altro. Ha distrutto i miei guanti. Servono i guanti. Non vi ho mai visti prima. Che bella lucina. I miei poteri Venom riescono a disattivare le loro armi. Per un po' almeno. Che è caro. Ce ne sono altri lassù. Aia. Che dolore. Ehi, prendi. Occhio, sta tirando qualcosa! Non deve scoprire l'altro! Occhio, adesso scoprire! Tiriamolo giù! Crepa! Sei dentro e finirai schiacciato! Dov'è? Chi è che mi ha colpito? Gli strappo. Dov'è? Vieni qua perché ti strappo tutto. Listo? Dov'è? La faccia. La faccia di... Ma è dall'altra parte. Guardali. Guardali. Quanto siete infami però. Dai, Gesù. Ignorate il resto. Ehi, sei
Imperial Plaza? Sì. Ma non è il momento, direi, no? Sono stati qui. Forse stanno cercando il Newport. La roba del reattore non è ancora installato. Parlano di spedizioni. Strano. Ehi, ho fatto la spesa per tua madre, ma vuole sapere dove sei finito. Ce l'hai quasi pronto. Cavolo. Ok, faccio il primo possibile. Grazie. Proviamo come? Posso farlo? Non rompe le scatole. Sono. Ma che casino! Ma dico, ma da dove? Ma cosa sono spuntato? No. Cosa sono spuntato il tizio? Lo sconfiggerò. Ho preso. Dai, Gesù, picchialo! Inkerer, ma chi sarebbe? Al tappeto! Prendi questa! Aia! Ste fucilate ve le potreste tenere per voi. Sto morendo. Ancora! Ma crepa! Muretti però, lisciamoli. Alleluia. Ce l'abbiamo fatta? Parlavano di nuforme e spedizioni. Devo esaminare la mappa per anticipare le loro mosse. Ok, vediamo un po'. Seguivano i carichi di Nuform. Ma perché? Sicurezza Roxxon. Ora tocca a loro. Ci penserò più tardi. Ok, questo è stato complicato, ragazzi. Mi stanno massacrando. Devo tornare a casa. Vediamo. Non vedo l'ora di spazzolarmi la cena di Natale. Ok, livello 4. Banda, i carichi di Nuform possono aspettare fino a domani. Direi di sì. Storditi dal Venom. Vediamo se possiamo sbloccare qualcosa di bello. Casomai sblocchiamo il salto Venom, perché mi sembra abbastanza utile. L1 più X, praticamente li facciamo svolazzare come se non ci fosse un domani. E quindi facciamolo. Va bene ragazzi, anche per oggi abbiamo combattuto un casino, quindi come sempre supportate la serie di Spider-Man Miles Morales lasciando un bel like e noi ci vediamo quindi al prossimo episodio. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e per tutto al prossimo video. Oggi torniamo su Among Us dopo un bel po' di tempo che non ci giochiamo e adesso ci giochiamo. E l'altra volta ho fatto una fine orribile, sono stato tradito anche dal mio amico impostore, figurate, sono stato accoltellato.